Mister, da qualcosa in più. Buonasera mister, innanzitutto. Buonasera. È sembrato che fino al gol Michele potesse tenere bene il Catanzaro. Poi la sensazione di non creare mai qualcosa di pericoloso per uscire con i punti non c'era. Ma per me era una partita da 0-0. L'episodio ha deciso la partita e la differenza sostanziale che ho visto è l'esperienza dei giocatori del Catanzaro rispetto alla nostra gioventù. Noi siamo stati meno fluidi rispetto ad altre partite, era un mese che non facevamo una partita ufficiale e quindi un po' di ruggine c'era, però credo che il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Lei comunque voleva una squadra concentrata e allo stesso tempo cattiva per affrontare una squadra esperta quale il Catanzaro. Ha avuto le risposte che si attendeva? Ma io dico che la squadra ha tenuto bene il campo, come ho detto prima ci è mancato un po' di fluidità. La differenza per me è stata proprio nella malizia dei calciatori, perché loro posso ricordare almeno una quindicina di volte che hanno fatto dei falli a metà campo, non ci hanno mai fatto ripartire e questo denota l'indirizzo che dobbiamo dare al nostro campionato proprio in relazione a queste dinamiche che in queste 15 finali che ci aspettano saranno determinanti. Lei non parla del mercato ovviamente, come no. Sia, però quanto è difficile girarsi e guardare una panchina vuota dove non poter attingere giocatori utili in corso? No, io non sono d'accordo su questo perché comunque avevo 5 cambi, i giocatori che siamo ho piena fiducia e quindi avevo la possibilità di scelta. È chiaro che numericamente siamo pochi, vediamo quello che succederà, ma del mercato non voglio parlare. Vista, era proprio questo il Catanzaro che si aspettava? Sì, mi aspettavo questa squadra esperta e che ha sfruttato la situazione bene con un giocatore forte, esperto della categoria. Noi sullo 0-0 abbiamo avuto un'occasionissima, credo occasionissima, non l'abbiamo sfruttata e in queste partite è troppo importante sfruttare queste situazioni. Io credo, sono convinto che il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Anche se all'inizio del secondo tempo c'è stata quell'occasione, è stato un po' meno bravo il suo giocatore, è stato un bravo degli allenamenti. Sì, abbiamo avuto quest'altra opportunità, e Anthony ha piazzato la palla, è stato bravo il portiere, però è stata una classica partita di Serie C che a me sinceramente non piace, dove devi andare a battagliare palla su palla, dove si lavora di mestiere. Noi questo mestiere non ce l'abbiamo e dobbiamo assolutamente tirarlo fuori, anche perché avete visto, credo che siamo una delle squadre più giovani del campionato e dobbiamo smaliziarci subito per andare a prendere punti in tutti i campi, perché sarà difficile. Buonasera. Ciao, buonasera. Senti, no, credo che tu hai preparato una partita di attesa, no? Insomma, aspettavi il 3-0, poi ripartivi velocemente in contropiede, come hai detto giustamente tu, hai avuto una buona occasione con Dentello. Poi però nel momento in cui siete passati in svantaggio mi è sembrato un po' più di difficoltà, probabilmente lo dicevi prima, la mancanza di esperienza dei tuoi uomini, la mancanza di capacità magari di chiudere il Catanzaro nella sua metà campo. No? Sì, probabilmente giocando praticamente uomo contro uomo a tutto campo avevamo bisogno di vincere più duelli e soprattutto dovevamo essere bravi una volta saltato il loro primo pressing a gestire meglio la palla. Fino all'1-0 la squadra ha tenuto bene, abbiamo giocato più nella metà campo del Catanzaro, poi il gol un po' ci ha un po', come dire, fatto perdere un po' di fiducia e poi è diventata una partita difficile per noi. Io ripeto, per me l'esperienza e la malizia dei calciatori fa la differenza. Mister, abbiamo una domanda extra calcistica. Sì. Sì, sono tanti stranieri e devo dire sono molto contento perché sono ragazzi molto professionali
che stanno dando tanto, e quindi noi lavoriamo con serenità, con determinazione per cercare di raggiungere una salvezza che rappresenta tanto per la società, per la città, per noi stessi. Non sarà facile perché il campionato è lungo e difficile, però daremo anima e cuore per raggiungere questo obiettivo.